Bentornati a Voglio Vivere Così su Radio Yes, io sono di nuovo Eleonora Silvi e di nuovo vi do un buon pomeriggio. Noi adesso parliamo di teatro e lo facciamo con il regista di Domestica che domani andrà in scena per la prima volta al Teatro Lo Spazio. È un progetto colmo di progetti all'interno e vorrei dare il benvenuto quindi a Juan Diego Puerta Lopez. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, tu sei reduce, ci diamo del tu Juan Diego, sei reduce da tantissimi successi teatrali, tra cui La Notte, poco prima della foresta con Claudio Santamaria e Occidente Solitario, ancora con Santamaria e Filippo Nigro, nonché con End of the Rainbow, la fine dell'arcobaleno con Monica Guerritore. Ma io vorrei parlare adesso dello spettacolo che porterai in scena da domani al Teatro Lo Spazio, uno spettacolo che è insito di spettacoli al suo interno, in quanto si parlerà di matrimonio e di compleanno. La scena è dominata da una grande tavola imbandita che mano a mano si deteriora come l'interiorità dei suoi personaggi. Vuoi spiegarci meglio questo concetto? Sì, allora praticamente prima di spiegare Domestica vorrei dire che ho fondato questa compagnia dei 22 attori giovani e all'interno di questa compagnia siamo ritornati a quello che riguarda il teatro poi sperimentale, vuol dire ricercare il teatro, vivere il teatro. E attraverso poi dei miei stimoli, dei miei input e motivazioni, perché poi quando ero piccolo sono cresciuto in una grande cucina, la cucina di mia nonna, e allora da lì mi sono ispirato a questo spettacolo, perché sentivo che la cucina era il luogo dove i personaggi si raccontano le storie, siano drammatiche come storie anche di grande sorriso, di grande felicità. E allora da lì è partito tutto questo carrozzone di Domestica, con i miei attori della compagnia, e all'interno della compagnia due degli attori che sono anche drammaturghi come Andrea Capadona e Greta Dresti hanno scritto questo testo, e come dicevi tu è tutto intorno a questa grande tavola, la cucina come pretesto, come punto di ispirazione, come filo conduttore di questi personaggi eccentrici, grotteschi. Ci sono due capitoli, uno che si intitola il matrimonio, che debutta da domani fino al 10 novembre. Il matrimonio poi è un matrimonio molto ispirato come al sud, possiamo dire come il sud della Sicilia, dove il matrimonio combinato che poi non accade più, e ci sono questi personaggi, un personaggio molto eccentrico come una cartomante piuttosto che una cantante fallita che non è riuscita mai a registrare, a avere successo con il suo lavoro, e comunque raccontano in sé tutta questa realtà quotidiana che oggi viviamo, però in modo molto divertente, ironico, grottesco, eccentrico. Poi debuttiamo con il compleanno, che invece parte dal 12 fino al 17, e lì ci sono cinque sorelle, che è un stile molto diverso, perché è un po' humor nero, molto teatro dell'horror. Queste cinque sorelle che raccontano le storie molto terrificanti, molto crudele, però si divertono attraverso la morte, come dell'humor nero. E per questo diciamo che è molto, molto interessante, perché ci sono tante sfumature di racconti di vita in modo anche poetico e surreale. Hai parlato di personaggi grotteschi. All'interno di alcune recensioni che ho letto ultimamente su questo spettacolo e sul tuo stile, qualcuno ha detto che sei in piena sinergia con lo stile almodovariano. Tu quanto ti senti in collegamento con questo tipo di stile? Sì, diciamo che per me Almodovar comunque è un punto di riferimento, nel senso che lui è riuscito a plasmare poeticamente il quotidiano, anche la banalità, a renderla interessante e anche poetica. Diciamo che se vogliamo dare un riferimento può essere Almodovar, nel senso, per rendere comunque più, per capire al pubblico più vicino quello che sarebbe il mio lavoro. Ovviamente a livello letterario sono molto legato a Gabriel García Márquez, che racconta il realismo magico, che mi riconosco molto, perché mentre noi in Europa lo vediamo come un grande inventore di storia, ma in realtà quei racconti che lui fa fa parte della nostra cultura, fa parte del nostro quotidiano, e non ci stupisce nelle sue storie, perché sono, in Colombia ci sono questi contrasti tra la vita e la morte, contrasti incredibili che sembrano quasi magici, ma che fanno parte della nostra quotidianità.
All'interno di Domestica, Juan Diego è inserito due momenti conviviali per antonomasia, appunto il matrimonio e il compleanno. E proprio all'interno di questi due avvenimenti emerge la follia dei vari personaggi, la follia umana. Vuoi raccontarci un aneddoto di uno dei due spettacoli per incuriosire i nostri ascoltatori? Allora, praticamente uno presente nel matrimonio è questo ragazzo che viene dal nord che deve sposare questa donna. Questa donna che in realtà poi lui non sa che è zoppa. La famiglia lo sa, pretende nascondere che lei è zoppa, però la mamma vuole che lei si sposa perché altrimenti rimane zittella. E allora questo ragazzo arriva lì nel sud e loro parlano un dialetto siciliano perché sono quattro siciliane, quattro donne siciliane. Allora ho mantenuto questo diciamo, dialetto siciliano molto, molto solare. E lui si incontra questo mondo dove non capisce cosa dicono, cosa parlano, e si incontra completamente spiazzato in questa famiglia del sud, che è completamente diversa. E interessante perché fa ridere questo fatto di questo segreto di lei che zoppa, lui che si trova in questa famiglia che assolutamente non capisce niente, non le capisce culturalmente, sono molto distanti. E all'interno di tutto questo c'è la mamma della sposa che legge le carte, cartomante, che tutto il destino è lì nelle carte. Abbiamo tirato fuori degli spunti della realtà, però portati fuori verso qualcosa di molto estremo, molto eccentrico, come dicevo prima. È interessante vederlo perché al pubblico l'invito a vederlo, perché comunque non solo l'idea di poter anche conoscere attori nuovi che lavorano e che hanno molto talento e ci tengo molto che anche gli addetti al lavoro riconoscano anche nuovi attori per la scena contemporanea italiana, ma anche perché è fatto con molta autoironia, non c'è niente di drammatico, ma anche il dramma viene con grande autoironia e poi ci sono anche delle canzoni dal vivo, di piccole coreografie, perché comunque ultimamente sono molto legato alla musica, infatti con Certo, tu Paolo sei anche Daniele. coreografo poi, tra Sono anche l'altro. coreografo, infatti con lo spettacolo di Judy Garland, quello con Monica Guerritore, mi sono già avvicinato verso il musical, perché c'è la musica dal vivo, le coreografie dal vivo, allora quel mondo della musica mi interessa molto perché la musica comunque trasmette un'emotività molto forte che unisce il mondo, è universale. E in questo spettacolo ci tenevo molto anche che ci fosse la musica anche dal vivo per rendere molto più colorato, molto più bello, diciamo, il fatto tra la musica, il teatro e la danza, che per me non c'è molta differenza, perché comunque c'è l'emotività che parla attraverso diversi linguaggi. A proposito di differenze, Juan Diego, tu sei un artista internazionale, sei stato in tournée in molti posti del mondo, tra cui gli Stati Uniti. Quali sono, secondo te, le differenze, le analogie tra il teatro estero e quello italiano? Va bene, diciamo che le differenze, non so, nel senso che per esempio in molti paesi ho trovato che il teatro contemporaneo viene molto sostenuto, nel senso che si trova dei cartelloni in altri paesi, vedi degli autori nuovi che emergono, testi nuovi che emergono molto. A me quello che mi stupisce in Italia è che quando vedo il cartellone di certi teatri vedo sempre gli stessi spettacoli che si ripetono. Allora, come se andrei a vedere un Romeo e Giulietta fatto 10.000 volte per 10.000 versioni, invece non c'è molto spazio per il teatro contemporaneo. E io penso che per esempio in altri paesi questo c'è, nel senso che comunque riconosci testi nuovi, autori nuovi, anche attori nuovi, invece purtroppo ancora qua siamo una tradizione dove gli abbonati, non so, è una questione che gli abbonati vogliono vedere sempre gli stessi spettacoli ogni anno si ripetono e sono testi comunque meravigliosi perché comunque sono stati l'ispirazione per tutti noi e per tanti autori, tanti registi, però è un po' troppo questa programmazione di vedere sempre gli stessi spettacoli che ogni giorno, ogni anno si propone con diversi registi e invece bisogna dare spazio ai nuovi drammaturghi, infatti per esempio questa Domestica è scritta da due ragazzi giovani molto bravi, Greta Agresti e Andrei Cappadona. sì, Certo,
che non sono un nome, però spero che con questo spettacolo gli sia riconosciuto comunque il lavoro che hanno fatto. Beh, hanno riscosso comunque tantissimo successo, visto il record di incassi che ha effettuato a luglio nell'anteprima nazionale per i solisti del teatro presso i Giardini della Filarmonica, quindi diciamo che è più che sicuro che diventino dei nomi molto famosi. Insomma, tu dici che la differenza sostanziale con il teatro all'estero si basa sulla diffusione culturale più che altro. Sì, molto, nel senso che l'Italia purtroppo sembra un paese molto ricco culturalmente, perché penso che la ricchezza che l'Italia ha dato nel mondo è infinita. Infatti sono venuto in Italia perché seguivo il sogno non americano ma il sogno italiano, perché comunque per me il riferimento era Fellini piuttosto che Pasolini o Ettore Scola piuttosto che Visconti. Per me anche l'arte, la pittura per me non era l'America, era l'Italia, il sogno di ogni artista che è in Sud America sogna l'Italia come ideale culturalmente. E purtroppo questo patrimonio che c'è in Italia viene poco sfruttato in questo momento. E c'è stato come un gran tornare indietro e mi dispiace, perché poi di quello che vedevo nei film quando ero piccolo, leggevo nei libri, era un paese per me straordinario da venire qua e conoscere e stare. Invece vedo tante difficoltà dove tutta questa cultura piano piano si sta spegnendo, però comunque non voglio essere comunque pessimista. Io ho fondato questa compagnia 22 Giovani in un momento dove i teatri chiudono, invece io ho fondato questa compagnia perché ho detto bisogna comunque agire a questa crisi con la creatività, con l'entusiasmo e la voglia di fare. Mentre si sta in una situazione di crisi bisogna stare, è troppo facile andare via. Completamente d'accordo con te, Juan Diego, nel seguire il sogno italiano più che quello americano. Allora io rinvito gli ascoltatori a vedere il tuo spettacolo e quello di Greta Agresti e Andrea Cappadona, che ricordiamo sono gli autori dei testi di questo spettacolo intitolato Domestica. Quindi dal 5 al 17 novembre sarai con la tua compagnia teatrale, dal progetto appunto che porta le tue iniziali, Juan Diego Porta Lopez, al Teatro Lo Spazio. Noi ci conosceremo in quell'occasione. Per il momento grazie mille, ci sei stato davvero di molto aiuto per capire tantissimi concetti di questo spettacolo e del nostro teatro visto da fuori. Grazie, vi aspetto tutti. Ciao, a presto. Ciao, a presto. Rimanete con noi perché tra pochissimi secondi torniamo a Voglio Vivere Così su Radio Yes.